Come potete ben vedere la grafica, abbiamo ceduto Cranio per 7 milioni e 8 al Celtic e abbiamo preso Green dal Saint-Étienne per 11 milioni e 1 ed è secondo me un ottimo acquisto. Secondo me è un ottimo acquisto in porta. E inoltre vi faccio anche vedere chi ho preso in difesa. Perché ragazzi, ora vi faccio vedere tutto. Intanto la votazione è salita. È salita per delle cessioni delle ali alla Juve, no, lo tengo stretto. L'abbiamo preso in difesa a Balerdi, che aveva il contratto in scadenza, 26 anni, 79 di overall, scambiato con Vidal. Ora vi vado a dire le cifre esatte. Tra l'altro abbiamo ceduto anche dei giocatori in prestito, quindi molto molto bene. Ora andrò a simulare, per quanto riguarda andrò a simulare la quarta stagione. Guardate, cronologia trasferimenti, ragazzi. Guardate, questi sono tutti i movimenti. Ho ceduto Arias, ho ceduto Strata, quindi insomma ho fatto dei movimenti di mercato. Molto molto bene. Detto questo, ragazzi, direi che possiamo andare alla prossima stagione. Adesso mettiamo solamente Green titolare. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla fine della stagione. Per me è stata una stagione più o meno come quella dell'anno scorso. Diverse vittorie, sconfitte, pareggi. Dipende un po', ragazzi. Dipende un po'. Altallenanti. Altallenante, allora, la votazione è positiva. Invece questa è buona, siamo arrivati 9, secondo me. Vediamo un po'. Sesti! Sesti, cavolo! Cavolo, non siamo però in conference in teoria. No, secondo me non saremo in conference. La sesta mica va in conference, credo. Mannaggia. E vabbè. Vediamo un po', magari. Dov'è la Coppa Nationale? Vediamo un po'. Coppa Nationale c'è Paris Saint-Germain. No, in teoria la sesta non dovrebbe andare in Conference League. Però dai, secondo me non abbiamo fatto un brutto cammino. Allora, poi andiamo a vedere con calma le crescite dopo. Vediamo quanto facciamo questa partita. Vinciamo 2-1 contro il Rennes e facciamo un gran campionato. Gran campionato quest'anno, non me l'aspettavo. Bene o male i punti erano quelli di 2 anni fa, no? Però questa stagione comunque siamo arrivati sesti, quindi tanta tanta roba. Valutazione positiva è già questo è tanto, perché la valutazione positiva è fondamentale per usare la parola. Ora vado a vedere un po' le crescite, ragazzi. Vediamo un po', perché allora in porta Green più 3, ecco. Poi vediamo un po', Strata non ha fatto niente di preso. Diallo più 2, Gonzalez più 1, Palerdi più 3, Okon più 2, che comunque sta facendo bene. Ah sì, non solo più uno, male. Poi Wafer più 1, Brescianini più 2, Dorsch più 1, Dele Alli più 1, Prati più 2 in prestito, ok. Cimignani solo più 1, male. Poi c'è Graniente, Arias niente, Suma non ha fatto più 4, Botuè solo più 2. E poi Gen ha fatto più 3, quindi comunque è un po' che sta il miglior marcatore è stato stavolta Suma no, seguito da Cimignani. Spero non si sia bloccato, però questo giocatore sta crescendo veramente poco. Si è bloccato. Mi sa che ragazzi si è bloccato. Mannaggia la Maronna. Mamma mia, no, peccato, lui ha sempre fatto bene. Spero che Boutouet almeno non è vivo. Vediamo un po'. Ok, lui non si è bloccato. Cioè, più o meno. Lui non si è bloccato. È un po' per quanto riguarda i contratti in scadenza. Io adesso li vado un attimo a rinnovare. Però fatto sta che comunque, ragazzi, la stagione per me non è stata brutta, non è stata assolutamente brutta, anzi. Allora ragazzi, devo rinnovare ancora qualche contratto in scadenza. La prossima stagione vorrei prendere un terzino a sinistra, probabilmente un difensore centrale, forse un terzino a destra. Hanno un'idea, il budget di partenza è di 21 milioni di euro. Quest'anno non giocheremo alcuna competizione europea, ricordiamolo. Sono riuscito a piazzare il difensore centrale Gonzalez, ora vi mostro per che cifre. E sono riuscito a piazzare Gonzalez, appunto, prendendo Faes. Infatti ho preso Faes dal Rennes per 30 milioni e 4, ho venduto Gonzalez che aveva 77-78 alla Roma per 15 milioni e mezzo. Per quanto riguarda il terzino destro, appunto, questo Sergi Cardogna della Spagna a clausola di 30 milioni. Non è un grande upgrade, ma comunque può far bene. Diallo si era bloccato, quindi insomma è un questo qui. Allora, proviamo a mettere il portiere per capire un po' il valore del giocatore. Voglio un Dele Alli. Ah, proprio Dele Alli così secco non te lo do. Facciamo 20 milioni e cavolo, sono tanti. Proviamo, no, 13 milioni non ce la faremo mai. Proviamo 11 milioni per Cardona, 16. Aia. Adesso c'è da ridere. Adesso ragazzi c'è da ridere. Che posso dare? Quindi non lo so. Provo ancora 11, ma è impossibile. Abbiamo un po' di bisogno di tempo per esaminare l'offerta. Ok.
Questo già mi piace di più. Prima partita tra l'altro con il Paris Saint-Germain in trasferta, perdiamo 2-1, vabbè, naturale. Ci sta il Paris. E il Paris Saint-Germain, vediamo un po' cosa ha detto il giocatore. Accettata l'offerta, perfetto. Perfetto ragazzi, Cardogna ha accettato l'offerta, molto molto bene. Ok signori, siamo arrivati alla fine della stagione. Allora, una stagione negativa ma positiva. Nel senso, ora vi mostro tutto. Ora vi mostro tutto ragazzi. Allora, siamo terzi in campionato. Abbiamo fatto 64 punti e siamo terzi. Questa è la mediocrità del campionato francese. Ok, quindi l'anno prossimo saremo, credo, in Champions League, la Conference. E poi vi faccio vedere la Coppa, la Coupe Nationale. Per quanto riguarda la Conference League, ragazzi, non siamo arrivati in finale, perché siamo usciti ai quarti. Siamo usciti ai quarti, no, no, agli ottavi, peggio ancora. Contro il Celta Vigo non era facile, però si poteva passare. Agli ottavi, ma vabbè, dal tempo di non ce l'avamo stati. Siamo passati prima 13 punti nel girone. Conference, insomma, ma la Conference è sempre strana come competizione. Cioè, è sempre molto strana. Per quanto riguarda la Coupe Nationale, ragazzi, siamo andati in finale contro il Paris Saint-Germain, quindi tosta. Però abbiamo vinto contro il Lione in semifinale. Allora, dovete sapere una cosa: io non pensavo mai nella vita di arrivare terzi in campionato. E quindi pensavo che con Lione avevamo vinto la Coppa. Così, non so perché. Pensavo di aver vinto la Coppa, invece no. Ci giocherà una Coppa a giugno. E dicevo, cioè, comunque in campionato pensavo di non essere mai arrivato in campionato in una buona posizione. Quindi vinciamo la Coppa per riscattarci, per andare in Europa League. Invece no, invece no. E meno male siamo arrivati terzi in campionato. Vediamo un po' come va questa partita contro il Paris Saint-Germain. Intanto persa 2-1, peccato. Peccato, la valutazione comunque già è sull'arancione, quindi va bene ragazzi. Allora, vediamo un po' le crescite, perché in porta Green ha fatto più 1, male. In difesa abbiamo Strata più 1, Cardona ha fatto più 2, Paes ha fatto più 1, Valerdi ha fatto più 1, Okun ha fatto più 1. Assignano tutti più 1, Wiff più 1, Brescianini niente, Dorce più 2, Alli più 1, vabbè, Prati più 1, Cimignani solo più 2, peccato per lui. Poi Sumano più 2, Botue più 2 e poi basta. Sono cresciuti pochissimo, sono veramente cresciuti pochissimo, che Botue credo che ormai è andato. Vediamo un po'. No, stranamente no, però quasi. Cioè, non è andato ma quasi. Però in questo momento la squadra è forte. Però il prossimo anno, se vogliamo fare qualcosa di grande, direi assolutamente un centrocampista centrale. E poi probabilmente anche un portiere, perché Green sta crescendo poco e male. A meno che Green magari non si sia bloccato. Ecco, se Green non si è bloccato potremmo pure confermare, vi dirò, però no, si è bloccato. Si è letteralmente bloccato. Allora cambiamo il portiere, non il terzo destro, visto che Assignon comunque ha fatto più uno. Detto questo ragazzi, ci vediamo nella prossima stagione. Allora ragazzi, ci siamo. Siamo in questa stagione. 47 milioni di budget, sono tanti. Sono veramente veramente tanti. Dobbiamo fare dei colpi mirati. Dobbiamo fare dei colpi mirati ragazzi. E vogliamo far bene quest'anno. Quest'anno voglio far bene. E nulla, direi che il terzino a destra è senz'altro una priorità. Ma vediamo che giocatore acquistare. Allora ragazzi, ho rinnovato un paio di contratti. Ora voglio prendere per il centrocampo Medina, argentino del Braga. Giocatore molto molto interessante ragazzi. Andiamo a trattare. Ha una clausola di cessione di 44 milioni di euro. È fattibile, lo possiamo tranquillamente prendere. Il Braga vuole 45 milioni, noi chiediamo 26, ancora 45. Tensione al massimo, proviamo 30 milioni per Medina. È un po'. Il Braga richiede tempo, e vabbè, richiede tempo. Solitamente quando i club richiedono tempo accettano, quindi vediamo ragazzi. Vediamo. E nulla, direi che dopo questo acquisto, se effettivamente accetterà il giocatore, si può anche pensare di comprare qualche altro giocatorino interessante. Intanto il giocatore ha accettato, molto molto bene, ottimo. Detto questo, anche offerta per Green, che lo vado a vendere ragazzi. Io voglio prendere un nuovo portiere. Chiediamo 35 milioni di euro all'Udinese. Poi Wilfred ovviamente non si cede. Vediamo un po' Medina, sì,
Di fatto andiamo a trattare con il giocatore per lo stipendio, insomma, per lo stipendio. Neanche a dirvelo, ragazzi, sarà titolare, ragazzi, e sostituirà Dele Alli, sostituirà Dele Alli, che è un giocatore molto molto importante per noi, che comunque ha fatto molto molto bene negli anni, e lo devo assolutamente ringraziare per quello che ha dato, quello che ha veramente fatto con noi. Allora ragazzi, fine della stagione, sono successe cose. Sono successe cose, non vi dico nulla. Prima di tutto a vedere il piazzamento in campionato, perché in campionato siamo arrivati terzi a 70 punti. Terzi a 70 punti, parte contro il Lorient, ultimo di campionato. Andiamo a simularla, ragazzi, andiamo a simularla, vediamo un po' quanto facciamo, poi vediamo le crescite, vediamo tutto quanto. 3-0, facile 3-0. Ma ora vi mostro tutto, ragazzi. Ora veramente tutto quello che c'è da mostrarvi. Perché sono successe cose, io non vi dico nulla. Io non vi dico letteralmente nulla, ragazzi. No, no, no. Ragazzi, io non ci posso credere. Fine la stagione. Guardate cosa è successo. Guardate che diamine è successo. Finale di Champions League. Io veramente non ci posso credere. Non ci posso credere, perché veramente io non me l'aspettavo. Più soprattutto per le squadre che abbiamo affrontato. E poi vi dirò anche la posizione in campionato, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto fuori il Real Madrid 1-1 al ritorno, 2-1 all'andata per noi. Abbiamo fatto fuori l'Inter 3-2, 1-2. Abbiamo fatto fuori il Liverpool 2-2 al ritorno e 4-1 all'andata. 4-1. 4 per la Liverpool, il girone, guardate, era composto ora, però intanto guardate i preliminari, forse vi ho già fatti vedere, ma abbiamo rischiato. Girone composto da Atletico Madrid 4-1, Bayer Leverkusen 1-1, questa squadra qui 2-1, 3-1, 2-0, 3-1 con Leverkusen. Cammino incredibile, cioè siamo in finale. Ora vi mostro anche la posizione in campionato. Allora, classifica, andiamo qui, ragazzi. Cioè io non ci credo, io veramente non ci posso credere. Guarda, vabbè, guardate invece il campionato siamo arrivati terzi a 73 punti, il Paris Saint-Germain, squadra che domina. In Coppa Nazionale noi siamo in finale contro il Rennes, due dolori o due gioie. Comunque andrà, questa sarà una gioia. Ok ragazzi, il giorno della finale, il giorno dove i giocatori non avranno dormito. Il giorno veramente incredibile. Ma prima, anzi no, lo facciamo dopo. Dopo visioniamo le crescite, eccetera, eccetera. Partita
contro il Tottenham, ragazzi. Saltiamo e giochiamo la partita. Allora, questa è la formazione che mettiamo in campo per quanto riguarda la panchina. Mettiamo Brescianini, Dele Alli che ci ha aiutato in maniera incredibile al posto tipo di al posto tipo di Okou. E Prati lo vorrei mettere, però magari Prati lo mettiamo al posto di Strata. Questa è la formazione. Tottenham che risponde con un 5-3-2, con Unai Simone in porta, Udogie a sinistra, Torres, Schlotterbach e Gomez in difesa centrale, a destra Spence, centrocampo a 2 con Thuram e Bissouma, a sinistra Diaz, a punta centrale Alvarez, a destra Pedro Gonçalves, si va in campo. Non dico altro, veramente, non dico altro. Ok ragazzi, ci siamo in casa, siamo nel nostro stadio. Mamma mia, siamo nell'Arena auf Schalke per Ajaccio Tottenham. Pazzesco. A parte che, madonna che capelli Udogie. Mamma mia che capelli Udogie, ragazzi. Mamma mia. Giocatori veramente tesissimi. Giocatori veramente tesissimi. Guardate il nostro cammino straordinario. Mamma mia, incredibile. Incredibile veramente. Dominato il Liverpool, fatto fuori l'Inter, fatto fuori il Real. Mamma mia ragazzi. Con una squadra che non è mai la Champions League. Ecco i nostri giocatori. Mamma mia, che hanno fatto un cammino incredibile. Hanno fatto un qualcosa di irripetibile. Qui vediamo Fares, qui vediamo Assignon, qui vediamo il portiere, Guglielmo Vicario. Comunque avevo tanti dubbi per quanto riguarda l'overall. Vediamo il capitano. Vediamo ragazzi il capitano. Guardiamo anche il Tottenham. Luis Diaz inquadrato. Tanta ansia sicuramente. Soprattutto per i giocatori che scenderanno in campo. Ragazzi, Dorsch sarà il capitano. È il capitano dell'Ajaccio. Che ha fatto un lavoro veramente senza alcun senso. Ha fatto il lavoro senza alcun senso. Guardate qui Udogie che capelli. Ok. Allora questo è Bissouma, perdonatemi. Poi ci sono tutti gli altri. Spence. Mamma mia. La coppa al centro. Questa è la formazione. Vicario, Cardona, Assignon, Balerdi, Dieffer, Dorsch. Vabbè, qui tutti i panchinari. Guardiamo. Vicario, Cardona, Balerdi, Paes, Assignon, Dieffer, Medina, Dorsch, Cimignani, Boutouet e Soumanou. Questa è la formazione dell'Ajaccio. Risponde il Tottenham, che ha sicuramente degli ottimi giocatori. Bissouma, il capitano, Mason, il tecnico. Mamma mia. Simone in porta, Udogie a sinistra, Torres, Schlotterbach e Gomez in centrale, a destra Spence, Thuram e Bissouma centrocampisti, Luis Diaz, Julian Alvarez e Pedro Gonçalves in attacco. Si parte, Ajaccio, Spurs, Cimignani. Allarga per il gioco per Assignon. Parte subito forte da ghiaccio. Assignon dribbling. Assignon. Palla dentro per Boutouet, che non ci arriva. Medina. Tiro deviato. Calcio d'angolo per la ghiaccio. Che parte fortissimo. Cimignani. Di cross dentro. Il colpo di testa nulla. Dieffer per Medina. Medina. Non riesce a calciare. Proteste a ghiaccio per un possibile calcio di rigore. Colpo di testa di Balerdi, Cimignani, può provare Cimignani fermato, che prende Thuram, ancora Thuram, palla dietro, Spence, Kulian Alvarez, ancora Kulian, Alvarez per Bissouma, palla buona per Kulian Alvarez, occhio ad Alvarez, Alvarez rete, passa in vantaggio il Tottenham, al 31esimo minuto, Kulian Alvarez, uno dei più pericolosi. Gran gol, qui Faes si è completamente dimenticato, qui Alvarez scarica, da un po' nulla di carica, ha provato a fare il massimo, 0-1, Assignon contro Udogie che non lo tiene, occhio, Assignon, il cross dentro brutto, mannaggia. Sta finendo a momenti il primo tempo, finisce qui, Ajaccio 0, Tottenham 1, stiamo facendo una buona partita. Meglio loro in difesa rispetto a noi però. Dai, si riparte. Medina! Clamoroso! Non ci si è buggato. No! 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 Dai! No, rovinate un'atmosfera! No! No, vabbè, portiere fuori!
Ah, ok, adesso è dentro, grazie al cielo. Occhio a Cardona, che prova, Cardona, Cardona, dribbling, Cardona, gran cross messo in mezzo per la rovesciata di Dada. Poi VF, VF, carica, niente da fare. Ancora VF, VF, scucchiaia, interessante. Interessante, c'è da noi, Botue, 1-1, ma non mi sembra Simone in porta, 1-1, pareggio immediato, Pieffer, riguardiamo, scucchiaiata dentro, colpo di testa di Botue, e Lloris? No, non è mai Lloris quello, ragazzi. No, ma no, è Diaz, non ci credo, non ci credo. Spero che tutto si sia rimesso a posto, ma io non vedo Diaz, quindi no. E vabbè, ci sarà Luis Diaz in porta. Bram. Bram, palla buona per Bissouma. Se segna Iglesias, palla. Occhio a Simon. Simon, Simon, mamma mia. Mamma mia. Pedro Gonçalves, bravissimo qui Balerdi. Jeffer. 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 BFRC a sinistra, tutto solo Cardona che sale, Cardona, Cardona prova, Cardona, Cardona, Cardona calcia, Torres. Allora, occhio a Pedro Gonçalves, 1 minuto di recupero, finisce qua. Finiscono qua i tempi regolamentari, si andrà ai supplementari per questa partita. Non con tante occasioni, c'è da dirlo, una partita molto tattica anche però. E così ragazzi, si riparte. E su mano quello che si è nato, non Botué, perdonatemi. Paes, Dorsch. Su mano, occhio al pallone, Cimignani. Cimignani per Botué. Botué! Ci arriva! Botué! 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 Scucchiaia! Su mano! Su mano! Su mano! 2-1 incredibile! Passa la ghiaccio! Passa la ghiaccio! Sumano! Doppietta! Doppietta di Sumano! Doppietta di Sumano! 2-1 per la ghiaccio! Chi è il momento avanti? Pazzesco, riguarda qui, pallonetto! Per lui! Per Sumano! Mamma mia! Incredibile! Al 95esimo! Sumano! Medina! Allarga il gioco, gran palla per Assignon, uno dei migliori in campo. Assignon, 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 ancora lui, Assignon, gran palla 3-1. La partita è quasi chiusa. Tripletta di Sumano, l'avremmo vinta pure con Unai Simon in porta. 3-1, 3-1, Sumano, pazzesco, pazzesco incredibile. Pazzesco incredibile, nuovi volti dentro Brescianini al posto di Effer. Se la meritano tutti, ragazzi, se la meritano tutti una chiamata. 3-1, Tottenham rasa al suolo. Tottenham letteralmente rasa al suolo. Complimenti a noi, ragazzi. Brescianini, appena entrato, apre il gioco. Dorsch, colpo di testa, mannaggia. 120esimo, ragazzi. Mamma mia. Siamo campioni d'Europa. Siamo campioni d'Europa. Complimenti ragazzi, esplode la panchina dell'Ajaccio, esplode, tripletta di Sumano, con Luis Diaz in porta a caso, ma vabbè l'avremmo vinta pure con Luis Diaz in porta, cioè senza Luis Diaz in porta, mamma mia, che emozione. Che emozione, che emozione, mamma mia. Ah, tra l'altro non farò un altro anno, quindi sti cavoli del campionato francese, va bene così. Mamma mia, che emozione. Che emozione, con Dorsch che alzerà il cielo. Avete capito bene, avete capito proprio bene. Dorsch, oh, complimenti, complimenti a tutti, complimenti a tutti. Lavoro senza senso, lavoro incredibile di tutti. Olè! Bravissimi, bravissimi ragazzi, veramente bravi.